Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Allora, oggi andremo a parlare del Giants Editor, in particolare. Questo tutorial non sarà come qualche altro tutorial, l'altro tutorial che ho già fatto, ma questo riguarda come modificare una mappa. Allora, iniziamo subito. Noi, se non abbiamo Giants Editor, dobbiamo andare, scusate, computer, il nostro disco. Dobbiamo trovare la directory dove abbiamo installato il programma. Io in questo caso l'ho da Steam, quindi vado a Steam Apps, Common, Farm Simulator 15, e qua sotto SDK troviamo Giants Editor, dove qua Giants Editor, vedete se abbiamo versione 3264 bit, scarichiamo quella che abbiamo. Se non sapete che versione avete, andate su computer, cliccate col destro, proprietà. Aspettate che si apre, qua vi dice sistema operativo a 64 bit nel mio caso. Ok, benissimo. Dovete scegliervi una mappa. Per esempio, io adesso sto usando la Gronord, ma possiamo benissimo usare anche quella base del gioco. Non devo fare modifiche al gioco perché devo chiedere i diritti all'autore, quindi è una cosa che sto già cercando di fare perché volevo un po' modificarla. Però prima di farlo chiedo i diritti all'autore perché è illegale. E quindi niente, non modificate mappe, state attenti, questo tutorial lo faccio solo a scopo informativo, basta. Per modificare una mappa a base del gioco dobbiamo andare su la directory, poi dobbiamo andare su sha no, cosa dico? Data, vehicle, no, maps, e qua abbiamo la mappa 1 che sarebbe la Bjornholm e la 2 che sarebbe la Westbury Hills. Vabbè, la apriamo, poi la modifichiamo a nostro piacimento. Lì non so se bisogna chiedere diritti alla Giants, quello lì non ne ho idea. Vabbè, qui siamo nel Giants Editor, la versione 6.0.2, non è più nuova perché ho visto che è uscita 6.3. No, 6.0.3, fa niente. Allora, noi per muoversi dobbiamo tenere premuto sempre Alt. Se lo molliamo, vedete, non succede niente. Sì. Con Alt e il tasto sinistro ci muoviamo così, con Alt e la rotellina ci muoviamo così, tenendola premuta, e con Alt e il tasto destro avanti e indietro, oppure in alto e in basso, zoomiamo e molliamo, tipo, vedete? Zoomiamo e andiamo indietro. Io, vabbè, ho già un po' la mano qui, quindi mi so muovere molto molto bene, cioè molto molto bene, no, però. Vabbè, iniziamo subito. Vi spiego un attimo questa cosa qui. Che subito appena entrate dite cos'è sta roba? Perché vedete tanti cerchi rossi, tante cupole rosse di questo tipo. Servono, è tipo un raggio d'azione. Questa qui serve una cassa un po' stilizzata. E c'è un suono. Emette un suono facendo. Ecco, l'avete sentito. In pratica, voi se siete in questo raggio d'azione di questa cupola lo sentite, se no no, tipo vedete qua non si sente, qua sì, vedete. Ok, benissimo. Adesso passiamo alle modifiche vere e proprie. Allora, se noi vogliamo modificare per esempio questa casa, noi ci clicchiamo su col sinistro, dobbiamo verificare che tutte le cose siano selezionate, per cui possiamo andare qui e vedere un po' le case. Cioè, ci selezioniamo quello che ci interessa, diciamo. E poi possiamo alzarla, girarla, inclinarla, riabbassarla, ruotarla per così. Vabbè, lasciate perdere quello che ho combinato, però. Il senso è questo, diciamo. Poi passiamo, per dire, al campo. Poi qui ci sono cose che vabbè devo rivedere ancora. Vogliamo per esempio fare una salita sul campo. Allora andiamo qua, Terrain Sculpt Mode, è diverso dal 13. Allora con la rotellina selezioniamo il raggio di quanto vogliamo farlo. Perché poi nel 13 dovevi scegliere tipo l'altezza che variava da 90, così. Invece qua a sinistra facciamo le montagne. Ricordate di muovere il mouse perché vedete. Se lo lasciate fermo non sale quasi di niente, invece se lo muovete sale. E invece
col sinistro facciamo le montagne, cioè saliamo, invece col destro facciamo i buchi, come vedete. Poi, per esempio, adesso facciamo un po' un casino, vedete? Per aggiustare questo casino. Vabbè, si può usare il mouse e starci una vita, però possiamo tenere premuta la rotellina e lui in pratica ci livella un po' tutto il suolo che abbiamo rovinato, diciamo così. Vedete? Adesso, vabbè, ovviamente non sarà pianura, perché per farlo diventare quasi tutta pianura possiamo aumentare qui, vedete? Diventa gigantesco. Allora, no, cosa ho combinato? Poi, vabbè, andiamo indietro, almeno facciamo prima. Ecco, così. Lo facciamo diventare tutto uguale, poi magari lo mettiamo ancora un po' più largo, e così vedete diventa tutto sulla stessa altezza. Questo però ha un contro, qua. Perché tipo, vedete, adesso lo tolgo prima che faccia casino, l'erba, vedete, adesso qui ho abbassato troppo, l'erba e tutto rimangono sospesi. Poi vabbè, lasciamo perdere. Se noi vogliamo cambiare quello che c'è in un terreno, dobbiamo selezionare questa matitina rossa con il disegno. Però dobbiamo stare all'occhio perché vedete, ci sono questi quadrati che possiamo chiamarli dei punti dove ogni quadrato, vedete, riempie questa zona. Qui ci dice che abbiamo asfalto, e per asfalto si intende questo, non asfalto, asfalto, per asfalto si intende questo. Ci dice che abbiamo asfalto, terra che sarebbe questa e erba che sarebbe questa. Qui per esempio adesso io voglio mettere cobblestone. Qui per il terrain editing, per farvelo comparire, dovete andare qui e terrain editing, se no non vi esce in teoria. Io voglio mettere della cobblestone che sarebbe tipo ciottolato, vedete? Me la fa mettere. Però, vedete, me la fa mettere ovunque. E fin qui siamo tutto a posto. Se io già voglio andarla a mettere qua, sì, so che si può aumentare la nav speed con più e meno, però la tengo sempre così. Se io voglio cambiarla qua, vedete, ci dice c'è 1% di roccia, 1 di ghiaia, 50 di terra, 50 di erba. Io dico, seleziona la cobblestone, vai, e non me la cambia. Perché questa cosa? Perché possiamo mettere solo 4. Non più di 4 diversi tipi di materiale su questa zona qua. Allora, se a noi va bene, interessa, possiamo, dobbiamo stare attenti, però magari tenendo della dirt, andiamo a cercare dove c'è la cobblestone, cioè la roccia, che in teoria qua non so dove possa essere la roccia. L'unico punto che mi può venire in mente è qua sotto. No, vabbè, adesso sto facendo un po' un casino, ma è solo per farvi vedere. Vabbè, comunque vi trovate la roccia, ve la rimuovete. E poi una volta che avete rimosso la roccia, adesso per esempio tolgo la gravel che è qui, ecco, vedete, mi ha tolto la gravel. Adesso no, cosa faccio? Se metto cobblestone, lui mi mette la cobblestone. Vabbè, adesso non state a vedere che in mezzo ai campi ci ho messo la cobblestone, l'erba lì. È un po' un tutorial questo. Potrebbe vedere succedervi che ogni tanto vi porta tipo anche nell'altro, anche se non l'avete. Questo qui è un bug in teoria, vedete? Poi qua non c'è più perché in teoria nei confini ce lo riporta. Non ho bene capito neanch'io. Spostiamoci un po' più in là, che qua abbiamo già disfatto tutto. Ah, giusto, ecco la cosa che mi viene in mente. Che qua c'era il problema, abbiamo visto anche nella serie, che in pratica non c'era di ridge body, di collision che si passava in mezzo. Vabbè, adesso io in caso l'ho messo lì, vi faccio l'esempio con l'albero. Qua se noi andiamo a passare col trattore ci picchiamo in mezzo e lo trapassiamo in teoria, cioè lo trapassiamo, capiamoci, lo trapassiamo come se non esistesse, come se fosse buggato. Permette che quando ci picchiamo contro il trattore si ferma, dobbiamo selezionare l'albero, andare giù e spuntare qui Rigid Body. Poi ci comparirà quest'altra cosa che vedete? Va e non va. Qui abbiamo diverse cose, vabbè, qui c'è statica, dinamica e cinetica. A noi per
l'albero ti interessa statica, perché tipo dinamica in teoria sono, poi ve lo faccio vedere, in teoria sono i portoni. Comunque, selezioniamo un albero e qua mettiamo Rigid Body, lo lasciamo, anche se c'è di suo, e poi certe volte la rampa ce l'ha, cos'è che può essere? Questo ce l'ha? Sì, questa. Certe volte può capitare che c'è qualcosa, come per esempio un oggetto, questo qui sicuramente non ha tutti i ribadi. Comunque qua posso farvelo vedere, vedete? Trigger. In pratica, vabbè, qua poi ci dobbiamo mettere tutto il trigger che ci interessa a noi, dobbiamo fare un po' un casino, però poi cosa accetta, cosa non accetta, cos'è, cosa non è. E in pratica poi diventa un trigger vero e proprio. Adesso vi faccio vedere un po' se vedete qui questa porta. Se noi andiamo su Rigid Body, qui abbiamo statico, anche trigger, perché vedete qui vi dà il trigger. Quando arrivate qui, e in teoria, trigger, dov'è che ve lo dice? No, 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 non è qua. È nel mod desk. Avete il comando che con la O si apre il portone. Qui noi possiamo spostare il trigger, possiamo farlo. Oddio, aspetta un attimo. Questo è. Cosa sarà? Eccolo, trigger 0. Ecco qua, questo è tutto il portone. Ricordiamoci bene, trigger 0. E poi abbiamo door. E questa in pratica, vedete, questo qui è solo l'interno della porta. Poi abbiamo questa che è tutta la porta, e poi abbiamo proprio 100%, e qui abbiamo compreso anche il trigger. Se noi facciamo così e poi così, oddio, e poi selezioniamo tutto, vedete che il trigger è spostato rispetto al portone. Così noi siamo qua, si apre il portone. Anche se non siamo proprio contro, possiamo sempre spostarlo in questo modo. La porta ce la portiamo lì. E così abbiamo, da qua apriamo. Se ci mettiamo invece qua, non si apre più. E vabbè, niente. Poi per quanto riguarda cambiare il terreno, per esempio, vedete qua c'è dell'erba. Vabbè, qua, vabbè, forse ho fatto un po' un casino io. Se non la voglio, cosa faccio? Vado qua su questo Terrain Foliage Paint Mode, clicco e mi esce sempre il solito circoletto. E le attribuzioni per il momento non mi interessano, almeno avete più visuale voi per tutto. L'info layer per il momento lo tralasciamo, sarà poi un po' più avanti. Ah, ok. Abbassiamo un po' il radius, mettiamo così, ok. Qua per esempio noi vogliamo metterci, vedete, col sinistro mettiamo la roba e col destro la togliamo. Allora, se noi vogliamo metterci per esempio sotto, vedete, il follaggio, questo è quello che vi ho fatto vedere prima della matita rossa. Se io voglio, questo in caso è grass normale, quella di base. Clicchiamo col destro e qua la rimuoviamo, vedete? Facciamo un bel lavoro e rimuoviamo tutta la terra. Là. Se poi qua questo terreno non ci piace, noi non basta fare altro che andare qui, no, cosa ho combinato? Andare qui e qui scegliere, no, scusate, qua, e qua scegliere grass. Vedete? Si trasforma in erba. Piano piano. Se volete fare delle sfumature, tipo, cliccate con la rotellina, vedete, piano piano cambia, ce n'è un po' di tutte e due. E invece, se volete fare tutto, tenete premuto a sinistra. In questo caso, questa deve essere leaves. Ecco, appunto, vedete, sono foglie. Poi abbiamo la cobblestone, ma qua non posso farvela vedere. Sempre per il fatto di prima. Se noi vogliamo togliere, vabbè, l'erba, facciamo così, però vabbè, non interessa. Se vogliamo farla crescere, dobbiamo, qui sono tanti numeri, dovete un po' stare a starci sopra. Vabbè, io adesso la conosco, sta roba, in pratica crescita lì come vogliamo. Se noi vogliamo per esempio la roba a terra,
Mettiamo così lo 0. No. Ah no, tipo dobbiamo togliere questo e mettere questo. Questo e questo. Ecco, vedete, ci dà la roba a terra. Che poi possiamo raccogliere. Ok, così vedete, rimettiamo la nostra bella erba. E chi si è visto, si è visto. Se invece noi non vogliamo l'erba, ma mettiamo per esempio il sorrel, che è una terra molto presente in questa mappa, che sarebbe quella lì, vedete? Col destro la togliamo sempre, ma se noi la vogliamo mettere col sinistro, vedete, ci compare il sorrel. Niente da dire, vabbè, è sempre la solita cosa. Se invece noi vogliamo questo qui, già più importante, andiamo in un punto pulito, tipo qua. Togliamo sta terra, sta roba che stavolta è con un'aglia, quindi sta roba la tolgo, togliamo anche la grassa qua, togliamo un po', facciamo un po' di pulizia. Ok, qua, no, qua, terra indata, se noi facciamo col sinistro ci dà il terreno coltivato, erpicato, per capirsi. Se noi mettiamo 1 e togliamo lo 0, vedete, ci dà l'arato. Se noi togliamo l'1 e mettiamo il 2, ci dà il seminato. Tutto il resto, per esempio, adesso vado con questo, vedete, qua è normale. Se metto il 4, noi ce lo dà come si dice, il rorato, concimato, ecco. Se noi mettiamo il 5, ci gira un po', vedete, rispetto al resto. Vedete, questo è girato in un modo, questo in un altro. Se poi facciamo il 6, è girato ancora in un altro modo, vedete? E se poi facciamo 5 e 6, si gira in un altro modo, così e così via. Poi per seminare, per esempio, vogliamo fare un bel campone. Vabbè, adesso vi ho fatto un po' alla cavola. Per seminare non ci basta altro che scegliere quello che vogliamo seminare. Mettiamo per esempio oat. Mettiamolo già bello, dov'è? 5, no, 9, oh, scusate. Bello che è un po' cresciuto, ma no, questo qui è troppo cresciuto, è già cosa, quindi sarà 6 più o meno. Ecco, vedete, 6, magari ci aggiungiamo il 5, già un pochino più grande. Col 4, eccolo, bello cresciuto. Qua, e qua abbiamo il nostro la nostra bella colza, vedete? Poi se noi non vogliamo la colza, andiamo qua, mettiamo, vabbè, cespugli, non ci interessano. Patate, una cosa che non ho capito delle patate, questa qui sì, vabbè, queste qui sono patate pronte già per la raccolta, se noi facciamo così, vabbè, non sono pronte per la raccolta, di vari stadi, ma comunque. Non ho capito come si mette il terreno delle patate, ovvero questo. Questo qui, pur avendolo cercato, non ho capito come si mette. In questo caso possiamo farle crescere, vedete, facciamo crescere le patate. Però poi non capisco come si mette questo terreno. Ho provato anche a fare terra indata, a mettere un po' di numeri qua, così vedete. Però non esce mai il coso, anche se li mettete a caso. Non esce mai la roba delle patate. Qua ogni tanto, vedete, ci bisogna. Se riesco a parlare, se noi rimpiccioliamo il radius, riusciamo a fare dei lavori di precisione. Per esempio, mettere dentro la serra del grano, magari cresciuto, se possibile. No, non era grano, questo era un'altra roba. Ah, no, non cresciuto, era tipo così. Fammi togliere questo, dai, su. Sono un po' troppo piccolo, così. No. Così. Ok, mettiamogli 5. Ecco qua. Vedete, poi dovete stare all'occhio. Vedete, così lo mettete, così lo togliete. Se vedete che è un po' troppo, così lo togliete, lo rimettete. E questi qui sono dei lavori di precisione che potete fare. Perché se ovviamente noi ci andiamo già con una cosa larga così, ci diventa molto difficile lavorare. Ma non solo per metterlo, perché per metterlo, boh, ma a posto, l'ho messo. Però poi lavorare negli angoli. Ho capito. Potete dire faccio così, poi passo qui, tolgo questo, però già sbaglio, vedete?
ci vuole proprio la mano ferma e diventa un casino, in poche parole. Quindi spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Adesso, vabbè, qui ho fatto un po' un disastro con tutto. Ah, una cosa che in certe mappe si vede, se prendiamo questa strada, per esempio, rimpiccioliamo bene bene il coso, tipo a mezzo, così va benissimo. Selezioniamo qua il terrain data, mettiamo 2, ecco qua che ci abbiamo forse anche un po' troppo, ecco così, vedete? Ecco qua che abbiamo l'arato. In certe strade possiamo trovare tipo così, che ci sono le strisce arate, perché almeno i trattori vanno entro solco, vedete? Possiamo fare anche un qualcosa di magari non continuativo, tipo così, tac, tac. Tac, tac, tac. In questo modo diventa molto bello l'affare lì, la strada. Quindi io vi ringrazio per la visione. Comunque, per salvare, chiudete qua. Adesso io non salvo. Non voglio salvare col cavolo. Poi selezionate tutti i file qua. Fate clic destro, add to archive. Mi raccomando, qua dovete spuntare zip. Mi raccomando. E scriviamo map, poi se volete tipo spaziarla, lo spazio nel gioco è l'underscore qua, quindi map modified, e poi facciamo ok, e ci mette l'archivio da mettere nel gioco. Se poi noi vogliamo andare a modificare ancora della roba, vedete questa qui che vi avevo detto che sembrava la Land of Italy. Ci sono ancora i file di Marco LS e Sucas, quindi abbiamo tutte le prove che la è adesso. Anche se si capiva già moltissime cose. E poi la mappa vi funziona. Quindi io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Questo video in teoria lo vedete dopo Natale, oggi è Natale, quindi oggi è Natale, luna di Natale. A questo momento mancano 6 ore, 24 minuti e 26 secondi. Aspettatevi, cioè vi siete già aspettati, spero vi sia piaciuto lo speciale di Natale. Tra parentesi, devo ancora registrarlo. Da Asen è tutto, ciao a tutti.